Bella raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi vi spiego come fare il Magic Slot, cioè passeremo alcune modifiche da un veicolo all'altro grazie a questo Magic Slot. Per esempio potremo flippare cerchi, interni, luci, targa, delle autovetture, raga, tutte in un colpo solo. Quindi ragazzi, iniziamo dai requisiti. Ci servirà un amico che ci dà una mano, ci servirà il CEO, all'amico che si bugga che ci dà una mano, con all'interno il Festival Bus. A noi invece che facciamo il Magic dovremmo avere l'arena con all'interno il veicolo che vogliamo che diventi il nostro Magic Slot, è indifferente quale sia esso sia ragazzi. E poi ci servirà il centro operativo mobile con all'interno il deposito veicoli nello slot 3, e all'interno del deposito veicoli dovremmo inserirci raga un veicolo qualsiasi che perderete. A questo punto vi servirà anche un appartamento di lusso raga, tipo l'Eclipse Tower, in modo che potremo comprare delle BMX da appendere al muro. Quindi andiamo a cercarci Pedal Metal raga da Viaggi e Trasporti, e una volta che siamo su Pedal Metal andremo a comprare 3 BMX e le mettiamo nel garage dell'attico di lusso, l'Eclipse Tower. Io userò l'1 ragazzi. Una volta che abbiamo comprato le 3 BMX possiamo iniziare con il glitch. Gli dite al vostro amico che vi sta dando una mano, che si buggerà per aiutarci, di chiamare il suo Festival Bus che ha all'interno del CEO raga, come la duplicazione e come lo scambio veicoli. Dovremo buggarci proprio nella stessa maniera. Quindi a questo punto il nostro amico, una volta che ha richiamato il Festival Bus e è sopra il Festival Bus raga, dovrà entrarlo all'interno del CEO dallo stesso garage da cui lo ha chiamato. Quando siamo in questa schermata apriamo il nostro menu PS o Xbox e andiamo a partecipare su un amico che sta in un lavoro da titano ragazzi. In questo caso il lavoro da titano gliel'ho fatto io, quindi lui parteciperà su di me. Una volta che partecipa su di me nel lavoro da titano ragazzi e sarà in questa prima allerta, chi ha avviato il lavoro da titano semplicemente quitterà l'attività. Quando chi ha avviato il titano ha quittato l'attività ragazzi, semplicemente accettate tutti i messaggi, e a questo punto una volta che spawneremo saremo senza armi all'interno del Festival Bus, e se succede questo vi siete buggati correttamente. Ripeto, è lo stesso preciso metodo per fare la duplicazione e lo scambio con la base operativa. A questo punto cosa facciamo ragazzi? Prendiamo un veicolo del civile e andiamo all'arena. Una volta che siamo arrivati all'arena regà, semplicemente scendiamo dal veicolo del civile, noi che facciamo il Magic Slot, e il nostro amico lo lasciamo un attimo fuori, l'amico che si è buggato per noi. Adesso noi entriamo all'interno dell'arena, e una volta che siamo all'interno dell'arena ragazzi, semplicemente dovremmo invitarlo tramite il menu interazione. Una volta che l'abbiamo invitato tramite il menu interazione e siamo tutti dentro, facciamo tutti fuori. In questa maniera finiremo di buggare il nostro amico con questo invito all'interno dell'arena. Quindi una volta fuori cosa facciamo? Apriamo il telefono raga e andiamo a richiedere la BMX, la prima dell'elenco, una delle tre che abbiamo comprato. Quando abbiamo preso questa BMX ci saliamo sopra e andiamo a farci un giretto, ma proprio veloce veloce, in modo tale che il gioco riconosca che l'abbiamo usato come ultimo veicolo personale. A questo punto, una volta fatto il girettino e preso il caffè raga, scendiamo dalla bici. A questo punto vi andate a rubare un'auto del civile e fate salire il vostro amico raga. Vi allontanate un po' in modo tale che vi faccia chiamare lo Speedo Custom. E come vedete, una volta che ci siamo allontanati, ce lo farà richiamare. Una volta che è spawnato lo Speedo, gli dite al vostro amico di salire con voi sullo Speedo. Una volta arrivati davanti all'arena, ragazzi, cosa dovete fare? Manderete al deposito lo Speedo Custom una volta che il vostro amico è al lato guida. E come potete vedere, siccome lui è buggato, non uscirà dal veicolo.
A questo punto possiamo entrare all'interno, raga, della nostra arena. Io intanto vi consiglio di avere il veicolo, quindi in questo caso la macchina che volete far diventare Magic Slot, nel B1, raga, perché nel B1 non dovete fare l'animazione nell'officina ed è un po' più veloce. Quindi salite sul veicolo, fate freccia a destra, ragazzi, fate una modifica se volete e poi cliccate due volte cerchio e andate per uscire direttamente fuori dall'arena. Esci fuori dall'arena, ragazzi. Una volta che siamo fuori dall'arena, cosa facciamo? Semplicemente apriamo il nostro menu interazione. E una volta che abbiamo aperto il menu interazione, andiamo a richiedere il veicolo personale. Facendo ciò, richiamiamo praticamente la BMX, ragazzi. Aspettate 10 secondi una volta richiamato il veicolo e poi gli dite al vostro amico di scendere dallo speedo appena vede la minimappa che frizza. Appena la minimappa si inizia a ballonzolare, lui scende. Come potete vedere, la targa cambierà alla vostra macchina. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo aspettare quei 20 secondi, ragazzi, che ci chiamerà il meccanico, che ci dirà: "Uè, guaglio, qua non possiamo mandarti nulla". Una volta che vi ha chiamato il meccanico e vi ha detto che non vi potrà consegnare il veicolo, a quel punto potrete richiedere il vostro centro operativo mobile, ragazzi. E a questo punto, una volta fatto ciò, dovremmo andare all'interno del centro operativo mobile. Freccia destra, accettiamo il messaggio di sostituzione. Mi raccomando, il veicolo dentro com, quello da bruciare. E sbada bam, ragazzi, abbiamo creato il Magic Slot. Allora, non serve per forza fare il test in arena, ragazzi. Per chi conosce già cos'è il Magic Slot, questo è il metodo più facile e veloce e funziona benissimo. Quindi a questo punto, se proprio volete togliervi la sicurezza per vedere se funziona come Magic, cosa dobbiamo fare? Andare sul sito delle biciclette, ragazzi, andare a provare a comprare una BMX sullo stesso garage di prima e come potete vedere non ci saranno più 3 slot ma uno solo, perché si è bruciato appunto uno slot per creare il Magic Slot. E niente, ragazzi, se volete potete fare un'ultima prova, che consiste in mettere un paio di cerchi qualsiasi al veicolo, in modo che non siano quelli originali, in modo che riconosciamo che siano diversi. A quel punto usciamo dallo Santos Custom, ragazzi, e una volta che siamo usciti dallo Santos Custom andremo a chiudere il gioco. E raga, se quando tornate dal veicolo non ha più le ruote di prima e sono cambiate, il Magic funziona e quindi sbadabam, ragazzi. Adesso vi porterò, se non oggi, domani, raga, i metodi sia per old che per next gen, come usare il Magic Slot. Io vi lascio, lasciate un like, lasciate un commento e alla prossima. Bella, raga, iscrivetevi.